Jean-Auguste Dominique Ingres fu avviato al disegno dal padre, scultore e stuccatore, che nel 1791 lo iscrisse all'Accademia di Tolosa. Nel 1797 fu ammesso all'ambito atelier parigino di David e quindi frequentò dal 1799 l'École des Beaux-Arts di Parigi. Un curriculum di tutto rispetto che culminò nel 1801 quando vinse il prestigioso Gran Premio di Roma con il dipinto Achille riceve gli inviati di Agamennone. Nel 1806 partì finalmente per Roma, dove rimase fino al 1819 facendosi un nome come ritrattista dell'alta società. Nel 1824 tornò a Parigi, dove insegnò e nel 1825 ottenne la Legion d'Onore e fu eletto membro ordinario dell'Accademia. Diresse Villa Medici a Roma e nel 1841 si stabilì definitivamente in Francia, dove ricevette onori e riconoscimenti. Con questo quadro di forma circolare, l'ormai 82enne Ingres torna al soggetto delle bagnanti e delle odalische, a lungo coltivato nella giovinezza. In particolare l'artista rielabora un proprio dipinto del 1859. Il soggetto è ispirato alle descrizioni d'Oriente, alle lettere di Lady Montagu sul bagno turco femminile e la descrizione dell'harem di Maometto. Luoghi popolati da donne bellissime, dalla pelle bianchissima e dalle forme piene e sensuali. Lady Montagu notava con stupore che, nonostante l'erotismo dei corpi, le dame nude dell'harem non esprimevano alcuna lascivia e ogni loro gesto era piuttosto ispirato da un'ingenua innocenza. Nel quadro, che per la scelta del formato ricorda i capolavori di Michelangelo o Raffaello, Ingres mira a rappresentare un puro ideale di grazia tramite la bellezza dei corpi pieni e allo stesso tempo delicatamente morbidi. Per la stilizzazione delle figure, per l'esotismo dei corpi e per la grazia romantica che pervade la composizione, è inevitabile la relazione con il genere della fotografia a sfondo erotico del tempo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!